Continuiamo a parlare di sport. In studio mi ha raggiunto Massimo Profeta. Buon pomeriggio, Massimo. Buon pomeriggio a te. Partiamo dal fatto che oggi, 14 aprile, è una data non banale, dolorosamente non banale, sì, per lo sport. Assolutamente, Pier Mario Morosini. 14 aprile 2012, nel corso di Pescara-Livorno, un malore fatale, una tragedia immane. Non aveva ancora compiuto 26 anni, li avrebbe compiuti a luglio di quella stagione, eccolo qui, Mario Morosini, che tra l'altro era un ottimo giocatore. E, insomma, tutti ricordiamo quella giornata, l'evento che abbiamo raccontato in diretta, Carmine. È stato qualcosa di, è stato un dolore pazzesco, e rimarrà sempre nei nostri cuori. Tra l'altro, insomma, una vita segnata purtroppo per lui anche da altri lutti familiari. Insomma, certo, davvero sfortunato questo ragazzo. E poi il calcio giocato che ci ormai proietta sulla antivigilia e sulla vigilia. Domani sentiremo le parole di Zeman di una gara che diventa a questo punto più importante di quanto si potesse pensare fino alla scorsa settimana per il terzo posto del Pescara in Serie C. Eh sì, possiamo vedere intanto il quadro completo degli incontri. Ricordiamo che le ultime due giornate si giocheranno lo stesso giorno, domenica, allo stesso orario, 17:30. Pescara-Monopoli, naturalmente il Pescara è ancora arbitro del suo destino, abbiamo già detto e ribadito più volte in questi giorni, deve riscattare subito la pessima prova di Taranto, ma soprattutto deve difendere il terzo posto che è insidiato dal Foggia, ad un punto il Foggia dell'ex Delio Rossi, che però sarà di scena a Catanzaro. Catanzaro ha setato di record, 93 punti, 98 gol realizzati, e poi ci sono anche Cerignola e Picerno che però insomma hanno 3 punti di ritardo dal Pescara. Vediamo dunque la classifica, grazie a Roberto Cherchi. Eccola qui la classifica del campionato di Serie C, girone C, a due giornate dall'epilogo. Pescara terzo con 59 punti, uno di vantaggio sul Foggia, 3 su Picerno e Cerignola. Ricordiamo che l'ultima giornata si giocherà Picerno-Pescara. Il Pescara deve fare il suo, cioè battere il Monopoli che, come vedete nella classifica, è settimo in graduatoria, insomma in piena zona playoff. Ha cambiato per la terza volta allenatore, anzi questo è il terzo allenatore, Giacomo Ferrari, 5 punti di vantaggio sul Latina e 5 punti di ritardo dal sesto posto occupato dal tandem Picerno e Cerignola. Insomma, non potrà fare secondo me granché per migliorare la sua attuale posizione, e probabilmente resterà settimo il Monopoli, però una gara da giocare, e il Pescara deve vincere. Massimo, l'ultimissima, la formazione, sì, c'era stata qualche preoccupazione per una sorta di epidemia negli spogliatoi, ora com'è il clima? La situazione è tornata alla normalità, Carmine, perché oggi sono tornati ad allenarsi sia Delle Monache che De Sogus, precedentemente anche Cancellotti e Germinario. C'era stato un virus influenzale, aveva avuto febbre altissima Delle Monache. Tra l'altro oggi, questa mattina, la squadra svolgerà una doppia seduta nella giornata odierna. Questa mattina è tornato ad allenarsi, ripeto, Delle Monache insieme con De Sogus. Delle Monache per lui il primo allenamento di questa settimana, di fatto recuperato, poi vedremo insomma quali saranno le scelte di Zeman. Gli unici assenti a questo punto saranno Crescenzi per squalifica e l'infortunato Plizzari. Attenzione a Daniello, Andrea Daniello, che è il terzo portiere sulla carta in questo momento, perché potrebbe anche sfilare la maglia da titolare a Sommariva, che è stato incerto nell'ultima partita di Taranto. Però insomma non mi sento di gettare la croce addosso solo a questo portiere che è arrivato dal Monza, un po' tutta la squadra che non ha girato ed è stata una pessima prestazione. Vediamo la probabile formazione del Pescara. Noi chiaramente la ipotizziamo, perché ci sono i rientri di Brosco e Milani, che sono due rientri importanti, soprattutto quello di Capitan Brosco. Sommariva, diamo ancora fiducia a lui. Tra i pali, Cancellotti, Brosco, Mesic e Milani in difesa, Palmiero, Raffià e probabilmente Giabua, che potrebbe, che in questo momento sembrerebbe, usiamo il condizionale, quanto mai di rigore, in vantaggio sia su Kraja che su Mora. E poi davanti non dovrebbe cambiare nulla, con il solito tridente delle ultime settimane, Merola, Lescano, Colai. Possiamo dare anche uno sguardo al Monopoli, probabile formazioni, insomma, probabile formazioni, ci sono ancora due allenamenti da disputare, quindi è chiaro che potremmo anche sbagliare, anzi probabilmente sbaglieremo, però ci proviamo. Intanto c'è da dire che il Monopoli è privo dell'esperto difensore Bizzotto, che è stato
fermato per un turno dal giudice sportivo. Ci sono degli ex, come vedete da questa probabile formazione. Drudi che non gioca da 8 partite, l'ultima volta il 25 febbraio a Catanzaro, poi non è stato più impiegato, né da Pancaro che è stato destituito dall'incarico dopo l'1-3 in casa col Giuliano, né tantomeno da Ferrari che incarica da 3 partite, era il vice Ferrari di Pancaro. Quindi 4-2-3-1 ha cambiato sistema di gioco, 4-2-3-1 in fase di sviluppo, 4-4-1-1 in fase di non possesso, probabile formazione Vettorelle tre pali, Viteritti, Mulè, Drudi e Radicchio a comporre il reparto arretrato. Potrebbe esserci anche una possibilità per un altro ex Pinto sulla fascia sinistra. Vassallo e Derisio sono i due centrali. Derisio è altro ex, lo scorso anno 17 presenze nel Pescara. E poi davanti rivediamo ancora la grafica con Rolando e Bussaglia esterni e Manzari, attenzione, Manzari trequartista di qualità, classe 2000, proprietà Sassuolo, anche se in prestito dal Frosinone, era stato accostato anche al Pescara la scorsa estate, il capocannoniere, diciamo così, il cannoniere principe del Monopoli con 8 reti, e Starita che giocherà da riferimento centrale. Anche Starita ha segnato parecchio, diciamo, per le possibilità del Monopoli, perché ha fatto un gol in più, per essere più precisi, di Manzari. Quindi Starita 9 gol e Manzari 8. Bene, grazie Massimo. Naturalmente domani aspetteremo Zeman in conferenza stampa per le ultimissime. E...